Vale, partiamo subito, come sempre, iniziamo la puntata con l'amica Silvia Pagni e il suo oroscopo musicale. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Siamo negli ultimi giorni di ottobre, ma siamo entrati da ieri sotto il segno dello Scorpione. Nel mese di ottobre nasceva un grande musicista, attore, cabarettista, regista televisivo, ma famoso per il suo banjo e anche famosissimo per la sigla di un noto programma. Eccola qua. Avete capito? Bello. Quindi nel 1935 a Crotone, Calabria, nasceva Lino Patruno, il più noto e stimato jazzman italiano, anzi il sacerdote del jazz. Nel 1964, assieme a Nanni Svampa, Roberto Brivio e Gianni Magni, dà vita ai Gufi. Il gruppo però si scioglie nel 1969, ma continuano l'attività artistica come cabarettisti. Lino Patruno si ritiene anche uno scopritore di talenti, infatti ha scoperto Bobby Solo. Mentre faceva dei provini, vide un ragazzo che si chiamava Roberto. Se ne stava disparte e non aveva voglia di fare provini. Lui aveva solo voglia di cantare i brani di Elvis Presley. Lo convinse ad incidere un pezzo e lo portò al suo responsabile. E da lì inizia la carriera musicale di Bobby Solo, che incide una sua canzone dal titolo Cristina. Trasferitosi a Roma, fonda il Lino Patruno Jazz Show, con il quale si esibisce regolarmente nei locali capitolini e nei festival del jazz in Italia. Nel 2009 scrive il libro Quando il jazz aveva swing, edito da Editoriale Pantheon, Roma. Torniamo a Lino Patruno e vi farò ascoltare un brano. Lino Patruno dice che il vero jazz termina negli anni 60. Ha avuto veramente tante collaborazioni, anche con Pupi Avati. Ha scritto il soggetto alla sceneggiatura del film Bix, che rappresentò l'Italia al Festival di Cannes nel 1991. Mentre nelle sue produzioni discografiche ci sono collaborazioni veramente con grandi nomi del jazz classico odierno. Nel 2009 partecipa a Mille Voci di Gianni Turco con l'orchestra e la sua band The Hot Stampers. Alcune piccole curiosità. Attualmente lui vive a Roma e poi ci regala l'elisir di lunga vita, ed è questo: non sposarsi e non avere figli. Per quanto riguarda la sua vita privata, ve la voglio raccontare un attimino con lui, Leone. Leone, il mio barboncino bellissimo che amo tantissimo, vero amore? E sarà con noi fino al saluto. Allora, ecco.
Ci continua a stupire nel raccontare di aver avuto molte donne. La sua citazione è questa: non è elegante fare numeri, ma ne ho avute veramente tanto. Diciamo più di 100 e meno di 1000. E così io e Leone, guarda lì Leone, vi salutiamo, finito anche oggi l'oroscopo musicale. Vi aspetto tutti domani. Ciao ciao! Ciao!